entra nel vivo il lavoro preparatorio del piano urbano della mobilità sostenibile, strumento che si pone l'obiettivo, coinvolgendo enti pubblici e altri soggetti, di implementare politiche e misure di mobilità al benessere degli abitanti, nonché al buon funzionamento delle attività produttive e di servizio. In questo modo la mobilità viene vista come un insieme correlato di azioni che si sviluppano e coordinano con i piani urbanistici del territorio, per far fronte alle esigenze di mobilità di chi vive le città e i territori. In questa ottica Palazzo Ducale ha ospitato il primo incontro del percorso di ascolto del piano urbano, come appuntamento di formazione con le aziende del territorio provinciale. L'evento è promosso dalla Lucense, la provincia di Lucca, Confindustria Toscana Nord e vi partecipano esperti di mobilità sostenibile, mobility management anche di livello nazionale. Nell'occasione sono state illustrate proposte ed esempi di buone pratiche. Il piano urbano della mobilità è da considerare a lungo raggio, con un orizzonte temporale di 15-30 anni per arrivare all'adozione di precise strategie e interventi tenendo conto dell'attuale rete stradale e ferroviaria, dell'inquinamento acustico e atmosferico, dei cambiamenti climatici, le emissioni e dei problemi di trasporto legati alle zone urbane.